Bene, adesso abbiamo in collegamento un tuo amico, ma davvero un personaggio strepitoso, straordinario, che ha regalato in qualità di editore, di musicista, di produttore, delle pagine uniche ed indimenticabili alla storia della musica italiana. È in collegamento con noi Piero Cassano. Maestro, buonasera. Ciao Piero. Maestro Piero Cassano, io indegnamente stavo canticchiando Terra Promessa, uno dei tuoi tanti capolavori. No, più che mio, un capolavoro di Eros. Beh, Un capolavoro di Eros. con la tua Non firma tanto mia, importante dai. però, Ciao Piero. No, perché non è un pezzo mio, è un pezzo di Alberto Salerno e dello stesso Eros. Io poi per Eros ho scritto altre cose, che ne so, adesso tu, una storia importante, cose della vita, altre canzoni, Le grandi non Terra Promessa. ispirazioni, le grandi ispirazioni. Piero, ciao, sono Maurizio. Ciao Maurizio, grazie per avermi voluto. Grazie a te per aver accettato il mio invito e voglio cogliere Che anche mancherebbe. l'occasione per salutare il maestro Nucio Capiello, che è stato il nostro tramite e che non può essere qui con noi per motivi di salute. Quindi salutiamo Nucio Capiello. Ecco, Piero, ci Sì. puoi raccontare qualche aneddoto, forse l'aneddoto più importante della tua carriera, fantastica carriera? Guarda, ne ho uno proprio legato ad un incontro con Lucio. Dunque, con Mattia eravamo al festival del 2012 a Sanremo. Il periodo, ti dico, era dal 14 al 18 di febbraio, dunque 2012, sì. Ero in attesa di salire sul palco, ero nella Green Room, che è una sala a disposizione di tutti gli artisti prima di salire sul palco. Ora, in angolo c'era Lucio seduto tranquillamente. Io mi avvicinai a Lucio e gli dico: "Ehi Lucio, ciao, come stai?" "Ehi, ciao." "Allora, io quest'anno," mi disse, "sono qui come arrangiatore," perché in effetti lui era con Pier Davide Carone. Allora, io mi sedetti, allora la tua Genova, ebbè, la tua Bologna, tanti cantautori. È certo che noi abbiamo una vita un po' particolare, strana. E io gli dissi: "Sì, Lucio, guarda, io poi amo da morire la mia famiglia, casa mia, e così i distacchi mi feriscono un po', soprattutto invecchiando e dovendo distaccare la mia figura, la mia persona da mia moglie e i miei figli." E lui mi disse: "Guarda Piero, anch'io sono sempre stato un giramondo, però andare via da casa ultimamente così mi secca un po', non so il motivo, però sai, mi faccio forza perché noi artisti abbiamo poi un sacco di case." Boh, io rimasi un attimo lì in silenzio, lo guardai e dissi: "Lucio, cosa vuol dire?" "Eh sì, Piero, perché
se tu ci pensi bene, abbiamo una casa, magari ne abbiamo due o tre sparse, però le nostre case più belle, migliori, quelle dove ci sentiamo meglio, sono tutti i teatri, i camerini dei teatri che in tutta la nostra vita artistica abbiamo frequentato. Tu pensa, mi disse, io devo andare a Montreux, e in effetti io non ero al corrente di questo suo tour. E purtroppo la vita di lì a poco tempo, perché era il 17 di febbraio che io parlai con Lucio di quello che era il nostro girovagare e quindi anche di queste case che io capii dopo che le case sue ma anche mie in effetti erano tutti i camerini di questi teatri che lui, oltre che teatro, considerava veramente casa. Grazie. Questo, sì, maestro, prego. Questo è un aneddoto, è un qualcosa che mi porto veramente nel cuore. Grazie per questo bel ricordo, sicuramente molto molto emozionante. Grazie. Grazie a te. Grazie a voi. Maestro, mi raccomando, continua a regalarci grandi emozioni, come hai sempre fatto e come continuerai a fare. Ma io lo spero veramente, ma permettimi in questo momento difficile per la musica italiana, per la discografia, di fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, che vi seguono, ma soprattutto di non curarsi troppo degli autotune, di pensare a cantare soprattutto delle belle melodie, perché la melodia italiana, e Lucio ce lo ha insegnato, è quella che ci ha portato ai vertici delle classifiche in tutto il mondo. Purtroppo la musica rap, la trap, l'indie, essendo scopiazzature di colture che non ci appartengono, non ci stanno portando molto lontano. Viva la melodia! Grazie Piero. Concordiamo, maestro, assolutamente. Concordiamo pienamente con te. Abbraccio voi e tutti i ragazzi. Aspetta Piero, prima di ti voglio far salutare da un tuo amico che sta qua, un tuo amico collega. Ciao Piero, sono Michele Schembri, come stai? Sono qua. Ma amici, come stai tu? Guarda, bene, spero che tu stia benissimo, non vedo l'ora di abbracciarti. Dai, quando... ti aspetto a Milano. Ok, ciao, un bacione forte. Ciao. Grazie ancora Maurizio per avermi voluto. No, Maurizio è grato, anzi noi ti ringraziamo tutti e questi ragazzi ti ringraziano tantissimo perché comunque hanno bisogno di luce e tu comunque sei stata una luce e sarai per sempre una luce nella nostra musica. Grazie maestro, un faro illuminante. Grazie, per Paola. Tutta la musica. A grazie. Voi tutti un abbraccio. Grazie Piero. Ciao. Grazie maestro Piero Cassano, grazie, buon lavoro, personaggio straordinario davvero.